trasmettiamo ora la tanto attesa rubrica di satira e cultura, La Mucca Pazza. Fatti e misfatti tratti dalla rete. Buon divertimento! Massimo Pacetti, ma non è solo satirico, è folle. È follemente! Follemente folle! Ok. Ok. Se però ci danno il via, lo facciamo tutti i giorni, 3 volte al giorno. E io ho questa idea in testa. E diventa una stalla più che la mucca pazza. Massimo, senti questa. Si fa la pipì addosso. Ma aspetta, non è finito qui. E per asciugarla la mettono sul termosifone. Abbiamo sbagliato a bere mutande. Appesa. Purella. I genitori di una bimba di 3 anni di Ancona, ecco, una notizia italiana. Hanno denunciato la scuola materna della figlia per aver provocato ustioni alla bambina. Direi. Sembra che una maestra abbia messo la bimba ad asciugare. Veramente, ad asciugare su un termosifone dopo che si era fatta la pipì addosso. La piccola, come evidenziano anche alcune foto dei genitori, presenta evidenti segni di bruciature, indovina un po'? Dove? Sul di dietro! Nel sedere, bravo! E logicamente, oltre ad una contusione della nuca che si è procurata nel tentativo di saltar giù dal termosifone arroventato. Scusa, ma l'hanno messa a asciugare senza metterla prima nella lavastoviglie? Beh no, dai, non avevano i cubetti per la lavastoviglie. Ma nemmeno la lavatrice? Neppure quello. Non va bene, non va bene. Non era una maestra efficiente questa. Non aveva capito come funziona per fare il bucato delle cose che sono sporche. Prima si mette a lavare con tutti gli ingredienti, polveri, polverine, eh? Poi dopo si sciacqua e poi dopo si mette a asciugare. Questa sì che si è bruciata il sederino, perché non era sufficientemente bagnata, quindi non poteva asciugare, era già asciutta. Senti Massimo, scusami, ma dopo quel trattamento che tu hai spiegato così veramente chiaro... Certo, solo un po' di tempo, solo un po' di tempo. Sì. Oh, altro che pipì, avrebbe fatto qualcos'altro. Dici? Beh sì, Quella è la soddisfazione da prendersi. Vuoi sapere che combinava la maestra se gli facevi qualcos'altro? Ti teneva 4 giorni a Salamoia. Cosa stranissima. Amici, facciamo una prova. Adesso mettiamo lo studio completamente al buio e vediamo chi dei due si illumina. Chi è che si è illuminato? Io ho visto qui... No, io l'ho capito perché avete fatto questo esperimento. Mica volevate che io ci avessi l'aureola. No, non importava niente a nessun altro che mucca pazza qui. Qui si parla di conigli, che non dico che sono matti, ma comunque poco ci manca. Allora, Giuseppe, ti dico una cosa carina. I conigli diventano fluorescenti se uniti con le meduse. Sta storia che... Uniti con le meduse, nel senso che il coniglio... Non si è capito. Adesso andiamo a vedere cosa succede. Uniti con le meduse. Ma è una fraseologia che a me non mi... Allora, si chiama Alba. Certo. Alba, non Alba? No, Alba. Ok. Il primo coniglietto bianco, che carino, che al buio diventa verde. È un'opera d'arte transgenica. Oggi è secondo Edoardo Cac. Oddio, il nome non è granché, Edoardo Cac. Ma insomma, docente di arte e tecnologia alla School of Art Institute di Chicago, che ha commissionato l'esperimento a scienziati francesi con lo scopo di alimentare un dibattito sulle implicazioni etiche dell'ingegneria genetica. La fluorescenza del pelo preciso
del coniglio è dovuta all'inserimento del gene di una medusa del Pacifico nell'uovo fecondato a cui nasce il coniglio. L'unità era questa, l'unità era questo. È una trasformazione genetica. Ma perché poi per la medusa del Pacifico? Perché se era dell'Atlantico? Ma molto probabilmente nell'Atlantico non ci sono le condizioni giuste affinché le meduse... Tu hai fatto l'esperimento, dice che sapevi tutto, spengi la luce, vediamo se Massimo è come il coniglio. Io vengo qui ingenuamente a fare la mucca pazza e voi fate gli esperimenti come se io fossi un coniglio. Guardate! Non è vero! Si sta illuminando! Io sono un coniglio, sono una lepre, insomma! E le lepri non si fanno prendere a covo da nessuno, nemmeno dai transgenici. Certo, questa cosa dei transgenici è carina. Pensa che unificazioni che potremmo fare. Pensiamoci, perché secondo me conviene fare un esperimento. Massimo? Sì? Massimo? Eccomi qua. Mucca pazza volendo, eccomi qua. Ma non è che il coniglio quello fluorescente ritorna? Beh, oddio, dai, coniglio... Facciamo finta di niente. Va bene, ma fluorescente... La mucca... La mucca pazza! Senti questa. Massimo, allora... Dimmi. Con i preservativi, secondo te, si fa soltanto una cosa? No, si può fare anche due, ma non con lo stesso. Ma lo sai che cosa si sono inventati? No. Con i preservativi hanno costruito una barca! Una barca! E dove ci vanno con una barca di preservativi? Si sono attraversati circa 50 miglia, ti puoi immaginare? 20.000 preservativi sono sufficienti per prendere il mare! Per prendere il mare! Ma con 20.000 si prende anche qualche altra cosa oltre che il mare. Lo hanno dimostrato tre navigatori lettoni, ecco, bravissimo, che sono saliti su una zattera fabbricata con i preservativi, con i profilattici, con i condom, con i guanti. Hai studiato all'università? Ci vuole. Hai studiato medicina? Beh, no, più che altro... In farmacia? Anatomia. Beh, hanno compiuto una traversata, come dicevo, di circa 50 miglia. Sopra i preservativi. Ma sono andati in fondo al porto? Guarda, sono arrivati a destino. L'impresa comunque è stata sponsorizzata da una nota marca di preservativi. Presto faremo un altro esperimento, hanno dichiarato i protagonisti. E questa volta con un'imbarcazione realizzata con ben 250.000 gomme. Sai che cosa potrebbero costruire con 250.000 gomme? Qualche cosa. Che cosa ci si potrebbe costruire, esempio, con 250.000 gomme? Cosa? Ruote o gomme chewing gum? No, che pensavano sempre ai preservativi, altro che gomme. Che questi sponsorizzano i preservativi, 20.000, poi 250.000. E se noi con una carabina di quelle a pallini ad aria compressa, glieli forassimo uno per uno, che fanno? Fanno? Incrementano la popolazione! Tu pensa la notizia, annegati sotto 20.000 preservativi, la fine del mondo, annegati perché i preservativi erano bucati. Ah, ecco, mi ricordo un libro scritto da Jules Verne. 20.000, sì, 20.000 seghe sotto i mari! Sì, sì, infatti, se li buchi, da sopra i mari diventano sotto i mari! Tu pensa che... Senti un po' questa, Massimo. Allora... Sì, tu ce l'hai delle carine stasera. E io? Perché ti sei impegnato così tanto? Ah, guarda, mi hanno passato questo foglio da leggere, ne ho scelte qualcuna. Sì, qualcuna, la scelte qualcuna, lui. Penso che questa sia carina. Il furbo la scelte qualcuna, va? Senti Gianluca, questo si chiama come il nostro imperatore romano. Cesar! Cesar Porn! Duang Savan!
Kesar Borduan Savan. Dove sta di casa questo? E questo qua sta in Thailandia. No, perché pensavo che stesse a Venezia, io. È riuscita questo Kesar Borduan Savan è riuscita. Uh-huh. È riuscita. Sì. Quindi è una donna. Pare di no. Cesare donna. Ma se andiamo avanti. È riuscita a conquistare i cuori di giuria e pubblico in un concorso di bellezza svoltosi a Bangkok. Stava a casa sua, ecco, aggiudicandosi un premio in denaro. Denaro suonanti, eh? Senti, peccato che la bella Kesar Porn in realtà era un maschio. Ecco, vedi, era un maschio. Come si dice, non se ne fa una pulita. Ma comunque sembra sia stato costretto a restituire premio, corona, mutandine, soldi, tutto. E poi ci sono stati, sai, le proteste. Alcuni spettatori erano stati colti sinceramente da un terribile sospetto, perché queste mutandine rosse trasparenti facevano vedere un po' di qualche cosa anomalo, qualche rigonfiamento un pochino più e magari tutti pensano che aveva nascosto i soldi, no? Così diciamo arrotolati, però invece questi non erano soldi arrotolati, erano rotoli, era un rotolo. Andiamo avanti, leggiamo. Beh, sai che cosa hanno fatto? Hanno scoperto. L'hanno scoperto. Perché? Perché è umano, per cui è dovuto andare al bagno e quando è uscito uno della giuria è andato dentro la stessa toilette e non è dentro dopo ma non ci credo nemmeno se fosse vero. Lei lui è uscita dalla toilette. Sì. Purtroppo aveva dimenticato la tavoletta alzata. E per questo l'hanno scoperto? Le donne la tengono bassa. Ma non ci crederai mica. Io sì. No, l'hanno scoperto perché sono andati proprio a vedere, ma figurati. Questo qui era talmente veloce che hanno detto c'era una masnada di gente dietro e hanno scoperto l'arcano. Altro che storie. Wow. Ma dai, questa sfondata volete simpatica. Come te la sei inventata? Dimmi. No, questa era una notizia, guarda, te l'ho riportata proprio così com'era. Beh, insomma, dai, aveva questa torre di Pisa in mano e non è possibile che siano entrati tutti dentro a constatare. E hanno visto la tavoletta fuori. Sbilciavano la tavoletta, si chiamavano sbilciatori di tavolette. Giuseppe, prima di salutare i nostri amici, io ti devo raccontare una cosa bellissima. Dai Massimo. Allora guarda, c'è un signore che telefona proprio dal tuo lavoro e gli fa: non posso venire al lavoro, scusi, non posso venire al lavoro, sono 10 anni che è morta mia nonna è morta 10 anni fa e adesso dobbiamo spedire il suo corpo in India perché queste sono le volontà. Dopo 10 anni telefona dal tuo lavoro, era proprio quel giorno che spediva la nonna in India. Tu pensa che questo se lo pesca Brunetta cosa non succede? Ma benissimo Massimo, salutiamo i nostri spettatori, ciao e alla prossima puntata, e ricordatevi, la prossima sarà la sesta puntata della Mucca Pazza con Massimo Pacetti e Giuseppe Laurin. Ciao, alla prossima ragazzi, ciao! Venire su www.artescrittura.org che non sta per orgasmo, ciao!